e Norcia, Subiaco, Croazia e poi Cassino, la Fiaccola. Intanto la Fiaccola, portatrice di pace, ha toccato tutte le terre di San Benedetto. Con il corteo storico, le celebrazioni in suo onore sono entrate nel vivo. Alberto Simone ieri ha intervistato i tre sindaci accomunati dalla fede per il santo che hanno preso parte alle celebrazioni a Cassino. Sindaco Petrarcone, il fuoco della pace arde a Cassino, un messaggio ancora più importante in questi giorni in cui nel mondo, in Ucraina, sentiamo le notizie che stanno arrivando. Da Cassino oggi parte un nuovo messaggio di pace al mondo intero. Credo che in questi giorni da Cassino, città messaggera di pace nel mondo, si sia levato forte il messaggio e il monito che le guerre sono inutili e non risolvono nulla. Il messaggio di ieri del Presidente della Repubblica è stato molto chiaro e poi c'è stato quel riferimento particolare alla situazione dell'Ucraina che noi speriamo si possa concludere nel migliore dei modi. In ogni caso, due giornate particolari, due giornate forse indimenticabili e importantissime non solo per la nostra storia ma per la storia della nostra nazione. La fiaccola che è il più alto significato. Non poteva che accendersi nel luogo natio di San Benedetto, quindi Norcia, per essere stata ulteriormente in un paese straniero per portare la speranza, la fede, la solidarietà tra i popoli in terra di Croazia, per giungere questa sera qui a Cassino con un'emozione direi straordinaria. Non avevo mai partecipato direttamente al corteo storico e quindi vicino alla giornata di ieri con la presenza del Presidente della Repubblica per i 70 anni dell'istruzione. Oggi questo magnifico spettacolo è una emozione indescrivibile che spero si ripeta e aumenti nel tempo nelle tre città benedettine. Questo corteo è veramente uno spettacolo, qualcosa di unico e ne siamo orgogliosi tutti perché ormai siamo tre municipalità che lavorano in maniera sinergica, ci sentiamo una grande famiglia e con questo marchio Terre di San Benedetto credo che al di là dei valori istituzionali e spirituali che questa fiaccola emana, riusciremo a portare sui territori anche risultati importanti in termini turistici. Che messaggio parte dal CUS, dagli atleti di questa università? Ormai sono parecchi anni che come centro universitario sportivo, sono oltre 20 anni che partecipiamo a questa iniziativa. È un momento molto importante non solo per gli atleti del Centro Universitario Sportivo di Cassino, ma per la città di Cassino e poi ogni anno viene acceso in ogni città europea. Quindi per noi è molto importante, è un significato simbolico, ma siamo convinti che bisogna andare avanti in questo senso. Quali emozioni si provano all'accensione della fiaccola benedettina a partecipare a questa iniziativa come atleta, come studente? Portare la fiaccola è una bellissima emozione, io già sono reduce da tre edizioni e ringrazio il Presidente che mi ha fatto vivere questa esperienza molto bella. Siamo stati anche dal Papa, dove andremo anche mercoledì. Una bella emozione. Bellissima, bellissima, è molto importante.